La Sibo con Too Many Friends alle 8:53 su Radio Rock. Allora, caro Boris, qui abbiamo tantissime cose quest'oggi di cui parlare. È bello, mi piace quando è così, puntata spumeggiante. Figo, figo, no, sì. No, assolutamente. E adesso abbiamo la nostra nuova rubrica. Cosa parliamo oggi? La cucina, l'oroscopo? Esatto. Oppure si chiama Venerdì con Luca Argentero. No, scherzi a parte. Oppure il punto, lui ci parla di quello che ci vuole parlare lui ogni volta. L'abbiamo avuto la scorsa settimana per Ciacciaccia di Marco Risi, sì. Che vi invitiamo ancora ad andare a vedere. Però oggi ci parla di un'altra cosa, vero Luca? Ciao Luca. Sento più voi che mia madre in questo periodo. Grazie, mi fa molto piacere, grazie di avermi richiamato. Anch'io devo dire sento più lui di mia madre. Anche io, non c'è dubbio, guarda. Però le nostre madri si sentono tantissimo. Esatto, tra di loro, va bene, ok. Luca, mi ha subito colpito già il titolo del film, poi sono andato a curiosare, che è Space Metropolis, che se non sbaglio domenica sera avrà proprio nel luogo così chiamato la sua... anteprima. Prima, sì, la sua prima proiezione, diciamo, pubblica, perché in realtà l'abbiamo già presentato un po' in giro, a qualche piccolo festival c'è già stato. Io non so se forse non ve l'avevo mai raccontato, ma ho questa piccola casa di produzione folle, che di fatto oggi non è una casa di produzione, ma una onlus, perché... è così, insomma, è un'impresa pressoché disperata in questo periodo far produrre, far funzionare un po' di piccoli progetti indipendenti. In questo caso Giorgio De Finis e Fabrizio Boni sono due giovani cineasti, artisti, grafici, sono venuti da me con un progetto quanto mai bizzarro e divertente. E loro per circa un anno hanno vissuto all'interno di questa ex fabbrica, ex salumificio sulla Prenestina a Roma, e raccontando un po' quella che è la vita di circa 200 occupanti che si sono insediati in questa fabbrica. È ovvio che per chi non ha trovato una collocazione all'interno della società, Space Metropolis è diventato veramente oltre che una casa, ma anche un punto di riferimento e forse la vera definizione di libertà. Certo, è possibile che queste persone non resistano agli attacchi degli invasori esterni, nonostante abbiano ormai sviluppato un senso di appartenenza a quel posto. E allora loro, come piccola provocazione, come gioco, ma anche come stimolo a pensare, a raccontare, li hanno coinvolti in un progetto bizzarro. Cioè la costruzione di un enorme razzo all'interno di questa fabbrica, poi corredata da un grosso telescopio anche sul tetto di questa fabbrica. Perché? Perché se casomai Space Metropolis non resistesse all'assalto degli invasori, avrebbero comunque un mezzo per arrivare sulla Luna, che in effetti è forse l'unico pezzettino di libertà che ancora ci rimane. E hanno invitato a raccontare, a sviluppare questo concetto sia di libertà che di viaggio sulla Luna, che di senso d'appartenenza, che di senso civico, una trentina tra artisti, filosofi, architetti radicali, che hanno tenuto brevi conferenze all'interno di Metropolis, hanno proprio invece attuato la loro arte, quindi Luca Maleonte, insomma ce ne sono veramente tanti, che sono artisti che espongono alla Biennale di Venezia, e tutto questo cortocircuito colorato e meticcio raccontato in Space Metropolis, che per noi è a tutti gli effetti un documentario di fantascienza. Possiamo chiamarlo un documentario di fantascienza precaria, nel senso che poi c'è anche questa caratteristica della multiculturalità, sono tutte persone che sono unite dalla necessità e dalla voglia di trovare uno spazio loro in una società che non gliene dà più. Tra l'altro, tu parlavi della tua casa di produzione, di cui ricordiamo il nome, e con cui avevi già prodotto poi l'horror Cose Cattive, diciamo, l'horror thriller, sì, Cose Cattive di Simone Gandolfo, vero? Sì, esatto, siamo veramente un po' dei pazzi, però questa cosa mi piace molto. In realtà, insomma, visto che questo lavoro si fa un po' per passione, è diventato la mia unica grande passione, quindi insomma c'è chi si cambia la macchina, io cerco di produrre uno piccolo film indipendente, questo è un po' lo spirito con cui lo faccio, sperando anche un po' di crescere. Inside è veramente una piccolissima realtà, però
stiamo imparando molto e un giorno magari diventeremo bravi. È un po' restituire un po' di fortuna avuta in questi anni anche. E adesso Luca ci sentiamo anche un brano estratto dalla colonna sonora del film Space Metropolis, bicchiere mezzo pieno, quindi direttamente dalla musica associata al film di cui abbiamo parlato, quindi anche un po' di colonna sonora. Noi che facciamo? Venerdì ci risentiamo? Venerdì ci risentiamo per... Vi prego, per favore, mi sentirei solo se non vi sentissi. Io non ho mai saputo per quale squadra tifi. Io sono juventino, non so quanto sia saggio dirlo. Vabbè, quindi niente, parliamo di calcio venerdì allora. No. Ti richiamiamo, vediamo insomma di Tevez. Ti prepari su Tevez? Della maglia numero 10, grossa responsabilità per Carlito. Esatto. Senti, finisce per Z pure Space Metropolis. Hai visto come subito l'ho ripreso? Wow. 30 giugno. Verso 21, via Prenestina, Space Metropolis, tanto lo vedete anche da lontano. Perfetto, perché c'è il razzo giustamente che esatto. Vi riporta a casa forse, tra l'altro. Cioè, voi potete provare ad arrivare anche a piedi perché forse vi riporta a casa. Grazie a Luca Argentero e complimenti. Ciao, grazie ragazzi, Luca. Grazie mille, a presto. Ciao, grazie, ciao. Cerrado.